Bello a tutti ragazzi, qui è CK e oggi siamo tornati con il Road to Division 1 e come potete vedere siamo ancora in Divisione 6 a 3 punti perché ho ricominciato di nuovo la Divisione 6 e come avrete detto dal titolo sarà la fine dell'Italia perché secondo me non è una squadra da 5 stelle ma da 4 stelle e mezzo perché comunque non ha giocatori di alto calibro come, che ne so, 88, 89, 90, che riescono a competere con le squadre che mi trovo contro. E nonostante il mio avversario sia più scarso di me, perdo comunque perché i miei giocatori non sono all'altezza. Quindi continuerò fino alla divisione 1, però con le squadre più buggate che riesco a trovare e che siano all'altezza di 5 stelle o degli avversari che mi trovo contro. Quindi, per ora giocherò con la Francia, dato che penso che sia una delle squadre più buggate che ci siano, soprattutto il centrocampo è qualcosa di devastante, e vedremo come andrà. Se, datemi qualche consiglio di altre squadre molto buggate, piene di neri, di super buggatoni, con cui possa giocare in modo quasi sereno, perché questo gioco è difficile giocare sereni. Comunque, mi dispiace per l'Italia, però purtroppo non siamo riusciti ad andare avanti, ma questo gioco ti mette nelle condizioni di giocare come vuole lui. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il canale a tutti gli amici, lasciate un bel like per il proseguimento della serie. Passate dal canale Twitch, molto importante. Ci vediamo in partita. Ok, ragazzi, siamo in partita. Mi si è buggato il gioco. Siamo contro la Juve e mi trovo sta scritta davanti. Ma sul serio? Ma sul serio? Ma sul serio, gioco di merda? Modulo che dovrebbe esaltare la velocità degli Mi spieghi esterni come e faccio a giocare ridurre i così? bucati sulle fasce. Oh, si è tolto! Non si è tolto invece! No, ragazzi, stiamo scherziamo! Ma cos'è sto gioco? Che Bella cos'è partita, sto cerchiamo il gioco? Che pareggio. cos'è? Che cos'è? Che cos'è questo gioco, ragazzi? Che cos'è? Io spero Sali si veda anche vicino. nel video, ma per forza si vedrà perché è una vergogna. Provano con il Cioè, pressing. rendiamoci conto come devo giocare Sostra io. mette di fronte il meglio del calcio mondiale. Prepariamoci al duello. Tutto da seguire. Attenzione perché questa può Cioè, essere ho pure l'azione più segnato. importante del gioco. Cioè, ragazzi, ma che... Oh, stiamo Passa Immobile. scherzando! È in Ma corsa. sul Vicino. serio devo giocare Distanza. così? Questo gol cambia 1-0. sicuramente la Assurdo, prospettiva ragazzi, se dell'Italia. vinco questa partita sono il più Sceglieranno forte tutti del gli mondo, non assistenti mi e il interessa personale niente, tutti tecnico. muti. Vabbè, Vabbè, ragazzi, ragazzi, la dai. velocità che è avanti. Di che stiamo È parlando? stato fermato dal difensore. Madonna Mbappé! Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Ecco Pogba. Dembélé. Dembélé? Dembélé, occhio! Mamma mia, 2-0! Cioè, Di ragazzi, Maria. ragazzi, stiamo vincendo in questo modo! Ti prego, quitta perché non ce la faccio più! Ti prego! Ti prego, quitta! Ti prego che non ce la faccio più! Ti prego! Oh! Grazie! Come si è verificato un errore nella statistica? Oh! O me la devi dare vinta sta partita, oh! O me la devi dare vinta sta partita, gioco di merda! Raga, non me la dà vinta? Stai scherzando? Oh, me l'ha data vinta! Madonna, ragazzi, non ci posso credere! Cosa ho appena visto? Passiamo alla prossima partita. Ok, ragazzi, seconda partita del giorno. Siamo contro il Paris Saint-Germain. Non ci posso credere da quello che è successo prima, però ormai bisogna aspettarsi tutto da sto gioco ridicolo. Continuiamo a giocare. Questa è la formazione iniziale del Paris Saint-Germain. Scendono in campo col 4-5-1, anche se la connotazione sembra piuttosto offensiva. Bello. Sarà fondamentale il loro apporto alla manovra per non lasciare troppo indietro. Bello! Occasione per passare in Mamma mia, che ha vantaggio. parato Messi in Buffon, testa, sto vecchio di salta merda! alla porta. Piovono applausi dalle tribune.
Vai! Mamma mia, Varan! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata. Ti prego, Polipo! Occhio al corner di Griezmann. Bravo, bravissimo! Uno dei duelli più attesi oggi è certamente quello fra due fenomeni come Neymar. Pallone interessante. Mamma mia, Mbappé, che gol di esterno, 1-0, ragazzi, all'ottavo minuto. Ma che sono sti gol che entrano oggi? Mamma mia, Mbappé. Via, via, andiamo. Oggi non ce n'è per nessuno, sfondiamoli tutti. Cavani. Bravo, andiamo. Hanno metri a disposizione. No. Tagliela. Griezmann, 2-0, signori. Al quindicesimo. Oggi non ce n'è per nessuno. Anche con le scritte davanti vinco. Senza, con, via. Si vince così. Si devasta. Andiamo. Ora ci mettiamo in difensiva su 2-0. Neymar. Vai Pogba. Bravissimo. Mbappé. Griezmann. Bravo, madonna mia! Dagliela! Non ci credo, mi ha falciato il rigore! Ma stai scherzando? Ti prego, ti prego, Varan! Mamma mia, orto! Palla che finisce in out, rimessa per la Francia. Mbappé. Pogba. Griezmann! L'appoggia, mamma mia! Mbappé! Occhio al pressing! Mbappé! Sì, sì, sì che c'è il motorino! Sì che c'è il motorino! Bravo! Bravo! Sale Griezmann! Mbappé! Pericolo! Griezmann! Madonna, non ci credo perché non l'ho fatto la diagonale! Angolo, l'ha parato! No, vabbè, Buffon! Perché Buffon è diventato Dio? Ecco. Ecco. Vabbè, ragazzi. Questo gioco è ridicolo. Questo gioco è ridicolo. Oggi questo gioco ha dell'incredibile. Sì, la vinciamo, ragazzi. Una bellissima vittoria. Mamma mia. Andiamo, ragazzi. Andiamo. 9 punti. Passiamo alla prossima partita. Ok ragazzi, terza e ultima partita dell'episodio, ancora contro il Paris Saint-Germain. Oggi partite tutte un po' ambigue. Vediamo se questa andrà meglio. Cioè, sono andate bene le prime due partite, però sono successe cose, diciamo, discutibili. Speriamo che riesco a vincere anche questa. Tagliela! Mbappé, non puoi sbagliarmi da 2 centimetri dalla porta, non puoi. Già ho capito sta partita, eh. Bravi. Pogba. Kanté. Paul Pogba. Partono in contropiede. Bello, 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 bella stazione. Ancora Polipo. Pogba, non ci credo. Il palo, non ci credo. Non ci credo. Non poteva farci nulla, no. Deve ringraziare la dea bendata per non aver a sui piedi il pallone del vantaggio. Madonna, io non ho parole. Sidibe cerca il pallone profondo. Vai! No, ragazzi, questo mi fa un tiro un gol. Mi fa un tiro un gol. Scrittissima sta partita. Pogba. L'idea è verticale di Griezmann. Non si segna, non si segna. È assurda sta cosa. Cioè, ragazzi, 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 guardiamo qui, guardiamo qui. Un tiro un gol, eh? Scritto, già scritto sto gioco. Ci sono metri a disposizione qui per i francesi. Ecco Pogba. Cercano di aprire la difesa avversaria. C'è la conclusione di Griezmann. Madonna santa, madonna. Occhio a Verratti. Palla buona per Mbappé. Super intervento nel portiere. Interviene e spazza via. Dai! E tagliela! Verticale di Griezmann. Pallone in profondità. Ti prego!
Ti prego! Sì, finalmente! Finalmente! Dembélé 1-0! Che sofferenza questa partita, te lo giuro! Dai, dai, ora non prendiamo il Kiko Glitch! Ottimo! Neymar, Rabiot. Calma, calma, calma. Sì, lo sapevo. Sì, e vinciamo anche questa, ragazzi, con una sofferenza incredibile. Mamma mia, quanti gol che dovevo fare a questo e non sono entrati. Mamma mia, signori. Le vinciamo tutte, le vinciamo stavolta. Andiamo, con la Francia buggata. Mamma mia. Che bell'episodio, ragazzi, oggi. Mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete il canale a tutti gli amici, lasciate un bel like per il proseguimento della serie. Mi dispiace ancora per l'Italia, ma davvero non ce la facevo più a giocare con quella squadra. Condividete il canale, ragazzi, passate dal canale Twitch, mi raccomando, che si passerà solo a quello tra un po', mi raccomando. Lasciate un like, ragazzi. Spero vi sia piaciuto questo episodio. Biella!